Oggi in Europa ci sono molti milioni di disoccupati, molti milioni di poveri, c'è una grande disuguaglianza sociale. L'alternativa che noi vogliamo è un'alternativa in cui ci sia redistribuita la ricchezza, che è molta in Europa, sia redistribuito il lavoro, per cui non ci sia più né questi livelli di disuguaglianza, di povertà così estrema, né ci sia una situazione in cui un certo numero di persone lavorano moltissimo, molte ore, sono costretti ad un lavoro sempre più duro e faticoso, e poi c'è una grande quantità di disoccupati e una grande quantità di lavoro precario. Noi pensiamo che vada fatto un piano per l'occupazione, che questo piano debba tutelare insieme l'occupazione, l'ambiente, che anch'esso viene aggredito dalle politiche neoliberiste, i diritti sociali, i diritti civili, cioè che ci sia la possibilità in Europa, che è un continente ricco, di far sì che le persone vivano nel benessere, nella possibilità di sviluppare i loro percorsi di vita individuali, eliminando la povertà, la disoccupazione, la distruzione dell'ambiente, quello che oggi sta avvenendo con le politiche d'austerità. Questa è la nostra alternativa, e noi pensiamo anche che l'Europa potrebbe avere un grande ruolo nel favorire a livello mondiale processi di cooperazione e di pace, come ora invece purtroppo non sta facendo. Austerity è sostanzialmente la politica che ha deciso che dopo aver salvato, e dopo che gli stati hanno salvato la finanza privata, perché la crisi del debito nasce prima di tutto dal salvataggio delle banche, della finanza privata, e nasce anche dal fatto che si è consegnato alla speculazione la gestione del debito, e consentendo che fossero pagati tassi di interessi altissimi. Dopo che si è fatto questo, che gli stati si sono indebitati per salvare gli speculatori, ora quel debito lo si vuol gestire in modo da distruggere i diritti sociali, il welfare, la sanità, l'istruzione, i diritti appunto pubblici, che sono ciò che ha caratterizzato nella storia il modello sociale europeo a positivo. Le politiche d'austerità servono per far sì che il capitale possa espandersi in ambiti dove prima non esisteva, per garantire l'accumulazione del capitale. Noi invece vogliamo garantire diritti civili e sociali.